e 57 minuti. È il momento? È il momento? È il momento di dirvi grazie e di chiamare qua sul palco il segretario nazionale del Partito Democratico, Maurizio Martina. Ciao a tutti. Ciao a tutti! Ciao a tutti, grazie, 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 grazie per questa lezione straordinaria di impegno, di passione. Grazie, altro che pochi! Guardatevi, guardiamoci! Grazie! Grazie a voi per la fatica, per l'impegno. Grazie, adesso perdo anche i fogli e sarà uno spettacolo comunque. Grazie perché avete dato una lezione a tutti noi. Questa è la piazza del risveglio democratico. Questa è la piazza della speranza, è la piazza del cambiamento, è la piazza della fiducia, è la piazza dell'orgoglio, è la piazza del futuro. E lo voglio dire anch'io, l'hanno detto in tanti, a qualcuno piacciono i balconi, a noi piace la piazza. La piazza aperta, la piazza di tutti. La piazza del Partito Democratico che pensa al paese. Siamo qui e siamo qui perché abbiamo a cuore innanzitutto l'Italia. Siamo qui perché sappiamo che il nostro paese è attraversato da paura, rabbia, inquietudine, risentimento. Non minimizziamo, non banalizziamo, ma il nostro compito è dire agli italiani che c'è un futuro migliore e rabbia e paura si possono sconfiggere, che la funzione della politica è proprio quella di andare oltre l'individualismo, l'avidità, la paura, il risentimento, il rancore. È questa la nostra missione. Ecco perché l'Italia che non ha paura, perché nessun democratico può scommettere sulla paura. È nostro compito riconoscerla, è nostro compito non sottovalutarla, è nostro compito comprendere gli umori profondi di un paese lacerato da chi oggi governa e governa sull'odio, sulla divisione, sulla ricerca del nemico, anziché la ricerca della soluzione, ossessionati dall'idea di trovare il nemico, anziché dall'idea di trovare la soluzione per tutti. È questa la grande discriminante tra chi sa che la paura va sconfitta con la speranza e chi sa invece a destra che si può alimentare un tornaconto elettorale alimentando la paura, soffiando sul fuoco delle preoccupazioni. Ma un paese così non tiene, non tiene. Di Maio, Salvini, non tiene un paese se viene governato dall'odio, se viene governato da ministri che passano il loro tempo a insultare. A proposito di assassini politici, vergognatevi! In un paese che ha vissuto il dramma di riformisti uccisi proprio perché cercavano di cambiare l'Italia, andate a rileggervi la storia se volete essere all'altezza dell'Italia. Altro che insultare l'opposizione! Altro che insultare il Partito Democratico. Noi vogliamo affrontare le paure, la rabbia, con la fiducia, col futuro,
con l'impegno fianco a fianco delle persone che vogliamo rappresentare, non sopra, non da un'altra parte, fianco a fianco. È quello che abbiamo cercato di fare anche in questi mesi difficili, andando all'Ilva di Taranto, andando ad Amatrice, andando a Catania, andando a Genova, andando a Bologna, andando a Milano, e bisognerà continuare così, fianco a fianco. Puoi prendere qualche fischio, forse fa anche bene ogni tanto, ma poi ti riconosce la gente. Se stai lì, ascolti, ti impegni, combatti, restituisci un po' di quello che il popolo ti dà col tuo impegno. Puoi sbagliare, ma se ci sei, tu hai già un capitale fondamentale che va speso per il futuro. E noi dobbiamo tornare fianco a fianco alle persone che dobbiamo rappresentare, più di quanto non abbiamo saputo fare fin qui. Guardate, noi abbiamo di fronte, abbiamo avuto di fronte queste prime settimane del governo dei nazionalisti di destra, chiamiamoli col loro nome, sono nazionalisti di destra pericolosi, pericolosi per il paese, hanno un istinto antidemocratico, illiberale, autoritario, oscurantista. E lo dico prima di tutto alle donne italiane, alzate la voce, questo è un governo contro di voi. Guardate quello che sta facendo, il disegno di legge Pillon, passi indietro sui diritti che noi respingeremo, i diritti civili non si toccano. Questo paese ha bisogno di guardare avanti, non di tornare al Medioevo. Non di tornare al Medioevo. Il mio primo appello è per le donne italiane. Combattiamo insieme questa battaglia, perché il vostro futuro è il futuro di tutto il paese. E qui rischiamo grosso. Rischiamo grosso, rischiamo troppo per tutti, per le donne, per le famiglie, per i figli, per i nostri ragazzi. Avete sentito poco fa la preoccupazione vera che c'è di un arretramento su questo fronte. Governano come se fossero ancora all'opposizione, sulla pelle degli italiani. Abbiamo ministri che anziché fare i servitori dello Stato fanno i piromani, incendiano anziché risolvere il problema. E guardate questa manovra, i contenuti, i primi contenuti, le prime indicazioni di carattere economico di queste ore, lo dice in maniera chiara, noi siamo passati dalla manovra del popolo alla truffa del popolo, alla truffa. Evasori condonati e giovani indebitati, questo è quello che vogliono fare. E per chi lavora e paga tutti i giorni le tasse, in questa manovra non c'è nulla, solo il conto da pagare alla fine. Zero per i giovani, zero per le famiglie, zero per gli investimenti. Raccontano la pace fiscale, ma stanno organizzando ancora una volta un clamoroso condono per gli evasori. E si preparano a tagliare spese fondamentali per questo paese. Leggete l'intervista del ministro Tria, che pareva non esserci più, poi ha battuto un colpo, ha fatto un'intervista. Vorrei dire al ministro che non si governa così un paese,
se non ha la dignità di tenere la posizione che in questi giorni ha tenuto, vada a casa. Stanno preparando tagli alla sanità, alle detrazioni per la famiglia, alla scuola, agli investimenti. E avrete notato che c'è un altro clamoroso assente in tutto questo, è il Mezzogiorno d'Italia. È sparito dall'agenda, è sparito dagli impegni, non c'è più. E se fai deficit e debito per ridurre le tasse ai ricchi? Grazie, troppo gentile. Per ridurre le tasse ai ricchi, per fare un condono fiscale, per togliere soldi alle periferie, per tagliare le detrazioni, come abbiamo detto prima, tu non stai facendo cambiamento, stai facendo ingiustizia, ingiustizia. Spendere miliardi a pioggia così non vuol dire lavorare sul futuro del paese. E caro Di Maio, altro che abolire la povertà, tu stai abolendo il buon senso, il buon senso. E sia chiaro anche da questa piazza, sia chiaro anche da questa piazza, noi non tifiamo per lo spread, noi abbiamo a cuore il futuro degli italiani, a partire dai più giovani, che sono quelli che rischiano di pagare il prezzo più devastante, indebitati come saranno, dalle scelte che stanno compiendo. Ecco perché io dico a voce alta che loro sono ladri di futuro, ladri di futuro. Guardiamo concretamente a quello che avviene. Una giovane coppia con un figlio e un mutuo da questa manovra non avrà nulla. L'unica cosa che avrà, sapete qual è? L'aumento della rata del suo mutuo. Niente per il figlio, niente per la casa, niente per il lavoro. La rata del mutuo sì, però potrebbe aumentare in ragione di quello che stanno facendo. Non mi interessa lo spread, mi interessa il mutuo di quella famiglia, mi interessa il destino di quella coppia, mi interessa il destino della figlia di quella coppia. Ed è per questo che noi combatteremo in Parlamento e fuori dal Parlamento. Ringrazio di cuore i parlamentari, i senatori, i deputati del PD per la battaglia che facciamo tutti i giorni insieme in aula. E sappiamo che dobbiamo fare di più, meglio, dobbiamo costruire un rapporto più forte tra ciò che facciamo dentro le istituzioni e ciò che dobbiamo assolutamente fare fuori. Ma il prezzo della loro propaganda lo pagheranno gli italiani, i risparmiatori, le imprese, le famiglie. Pensate a quello che è accaduto fino a qui e domandatevi se un grande paese protagonista della storia europea può essere governato dal balcone di Palazzo Chigi. Vergogna, con la clac sotto, i parlamentari 5 Stelle in una scena tristissima da Repubblica delle Banane. Dovete essere all'altezza di questo paese. E sono gli stessi rischi che l'Italia corre sulla demagogia del ministro Salvini su un tema delicato come il tema del governo di un fenomeno storico complesso come quello migratorio e del suo rapporto con la dimensione della sicurezza e della cittadinanza in questo paese. Noi dobbiamo combattere anche su questo fronte, perché l'ultimo decreto del ministro Salvini è un decreto che genererà più insicurezza, più irregolarità, più clandestini, meno gestione nelle regole, meno cittadinanza.
è il secondo tempo di una filosofia folle che noi abbiamo già conosciuto con la legge Bossi-Fini, che andrebbe abrogata anziché scimmiottarla anche oggi con un provvedimento rischioso per gli italiani, rischioso per la nostra idea di sicurezza, di cittadinanza. E a proposito di sicurezza, alziamo la nostra voce forte e chiara contro qualsiasi tentativo che sta avvenendo purtroppo di liberalizzazione delle armi in questo paese. Noi non siamo il Texas e non vogliamo diventarlo. Più armi significa più violenza, meno sicurezza. La follia di un governo che segue la lobby delle armi dà la misura della distanza che c'è tra noi e loro, tra un'idea di futuro in cui non c'è la sicurezza fai da te e l'idea che abbiamo noi di un futuro che invece si costruisce insieme, perché ci sono relazioni forti, sociali, umane, di presidio che ti garantiscono sicurezza, altro che armi libere, altro che la follia di legalizzare la violenza privata. E a proposito di questo, io voglio ricordare da qui al ministro Salvini, che sembra troppo spesso dimenticarsene, che la prima vera lotta per la sicurezza in questo paese è la lotta contro la criminalità organizzata. È la lotta contro la mafia, l'andrangheta, la camorra. Pronunciate la parola lotta alla mafia, perché c'è. E voi spesso fate finta di non vederla. E a proposito di emergenze e sicurezza, voglio ripetere da qui che questo governo deve svegliarsi su due fronti fondamentali di sicurezza del paese. Le morti bianche sul lavoro sono inaccettabili. Serve una reazione dello Stato all'altezza del grave problema che abbiamo. La violenza sulle donne, i femminicidi, dove siete? Mandate a casa Pillon e costruite una strategia. Ci siamo anche noi, possiamo discuterne. Dove siete? Pronunciate la parola, indicate l'obiettivo, troverete anche in noi una forza pronta a fare la propria parte su un terreno emergenziale, cruciale del nostro paese, perché è un terreno di civiltà che noi non possiamo in alcun modo sottovalutare. E se avete a cuore la sicurezza e la democrazia, dimostrate di voler combattere la xenofobia e il razzismo. Dimostrate di voler combattere il nuovo fascismo. Altro che andare a cena con qualche organizzazione che andrebbe chiusa. E lo diciamo oggi, a qualche ora dall'anniversario dell'eccidio di Marzabotto. Noi siamo figli della Resistenza e non ce lo dimentichiamo. E non ce lo dimentichiamo. Non ce lo dimenticheremo mai. Altro che andare a cena con qualche organizzazione estremista di destra senza pronunciare parole chiare su quello che non può accadere in questo paese nell'anno di grazia 2018. E a proposito di giustizia, caro Salvini, restituisci 49 milioni. La giustizia vale per tutti. Un operaio non può restituire
in 80 anni il suo debito. Tu sei il potere arrogante che restituisce il mal tolto agli italiani con la corsia preferenziale. Altro che uno vale uno. Uno vale uno, un corno di fronte a questa ingiustizia. È la volta di dire Lega ladrona per davvero. Ed è la volta di denunciare anche da qui la follia che sta avvenendo su un tema delicatissimo come quello del lavoro in questo paese, con un decreto, il decreto Di Maio, folle, un decreto che sta rischiando di far interrompere 900.000 contratti a tempo determinato, e l'effetto più devastante è che noi rischiamo di avere precari che continueranno a fare i precari, e nella stragrande maggioranza dei casi precari che diventeranno disoccupati. Abbiamo ascoltato le voci del mondo del lavoro, ragazze, ragazzi preoccupati di quello che sta accadendo, imprese che non possono più assumere. Ascoltate le loro voci se non volete ascoltare noi, ma rendetevi conto che la vostra chiacchiera sulla Waterloo del precariato sta diventando un dramma per centinaia di migliaia di persone in carne e ossa, vite, persone, non una diretta Facebook Di Maio, vite di ragazzi. Grazie, lei mi salva la vita. Di ragazzi e di ragazze che rischiano di non avere più una prospettiva. Ma ci rendiamo conto di quello che sta succedendo al nord come al sud? Centinaia di migliaia di casi che ci dicono che in realtà la distanza abissale tra la loro propaganda e la realtà è durissima, è durissima. E noi facciamo bene a lavorare fino in fondo perché queste storie siano le nostre storie, perché queste persone si sentano rappresentate dall'impegno del Partito Democratico. Sappiamo che dobbiamo fare di più e meglio anche su questo fronte. Abbiamo provato a cambiare il mercato del lavoro, abbiamo spinto in là la possibilità di ammodernare un mercato complicato. Dobbiamo riflettere su come fare di più, su come cambiare, ma guai a noi se non guardassimo in faccia il dramma di questi ragazzi. Ancora una volta c'è una gigantesca questione generazionale dentro questa storia, ed è la prima vera questione per il Partito Democratico. O il Partito Democratico sarà sempre di più il partito delle giovani generazioni di questo paese, oppure non sarà, oppure non sarà, non ce la farà. E io vi chiedo un impegno su questo. Sicuramente, guardate, l'unico che meriterebbe di andare a casa subito è il ministro Toninelli, con la sua arroganza di fronte a un'emergenza come quella di Genova. Ha spiegato al mondo che sarebbe arrivata la rivoluzione in 448, il cambiamento, e a 45 giorni di distanza abbiamo tutti sentito qual è il dramma di quella città, la distanza tra le loro promesse e la propaganda. E io dico, ma ci vorrà almeno un po' di buonsenso a non raccontare a quella città che immagini un ponte dove giocare e mangiare. Per l'amor di Dio, almeno l'apparenza salvate, provate almeno a salvare l'apparenza, non dipingete di ridicolo un'istituzione che dovrebbe stare all'altezza del dramma che tutti abbiamo vissuto a Genova. E ancora il nostro impegno sarà forte per quella città. Grazie a Federico per le sue parole e grazie a tutto il Partito Democratico di Genova per il suo impegno. Chiedo ancora per loro un applauso, e un applauso per gli sfollati, per tutta la città.
Guardate, quella è la stessa arroganza. È la stessa arroganza che ha portato il ministro della cultura a pronunciare parole incredibili in queste ore, quando il ministro ha detto che gli immigrati possono essere infestanti come le piante esotiche. Una follia! Ministro, pesi le parole! Essere straniero non è una colpa! Essere straniero non è una colpa! E io voglio dire da qui, voglio chiedere da qui umilmente, se c'è un Presidente del Consiglio, si segnali! Se c'è un Presidente del Consiglio, si faccia vedere! Esprima un giudizio anziché fare interviste vuote come quelle di queste ore. Assuma una responsabilità all'altezza dell'impegno che deve a questo paese. Abbiamo capito che è passato in poco tempo dall'essere l'avvocato del popolo al diventare l'avvocato del suo portavoce. A diventare l'avvocato del portavoce in una vergogna come quella che abbiamo vissuto in questi giorni, dove anziché dire ha sbagliato, non si fa, chieda scusa, tutela la privacy del portavoce. È una follia. E per favore aiutateci a spiegare a tanti elettori del Movimento 5 Stelle che magari votavano centrosinistra e poi hanno scelto un'altra strada, che in queste ore il Movimento 5 Stelle ha sigillato l'inciuccio tra Berlusconi e Salvini sulla RAI e su tutta la partita comunicativa e informativa di questo paese. Di Maio ha fatto il cameriere ad Arcore. Ha sigillato il nuovo contratto. Peccato che è il contratto tra Berlusconi e Salvini. E dov'è la coerenza dei 5 Stelle? Dov'è il cambiamento? Quando Berlusconi diventa in qualche modo un pezzo fondamentale del blocco di potere che si sta consolidando dentro alcune scelte fondamentali per questo paese. Guardate, proprio per tutto questo noi siamo qui, proprio per tutto questo noi abbiamo detto, anche con quei cartelli, l'Italia e l'Europa hanno un unico destino, un unico futuro. Proprio per tutto questo la battaglia europea è la nostra battaglia. Fateli vedere quei cartelli. Un solo futuro. Noi non ci rassegniamo alla deriva estremista di questo governo. Noi vogliamo combattere per una nuova Europa, non per l'Europa che c'è, per un'Europa più sociale, più politica, dove la nostra sovranità è la sovranità europea, dove l'Italia è l'Europa e l'Europa è l'Italia, e la smettiamo di prenderci in giro spiegando che c'è un'altra sovranità fuori dall'orizzonte europeo. Non è così. Fuori dall'orizzonte europeo l'Italia non esiste, diventa la succursale di altre forze in giro per il mondo, magari amiche di Salvini, ma non amiche dell'Italia. E noi vogliamo un'Europa più sociale, a partire da salute, istruzione, casa. Vogliamo un'Europa che faccia il sussidio universale contro la disoccupazione. Vogliamo un'Europa che faccia finalmente la web tax per far pagare l'elusione fiscale di tante grandi aziende globali che vivono della competizione interna al mercato europeo.
Vogliamo un'Europa che nel passaggio fondamentale della primavera prossima, nel maggio 2019, quando avremo davanti una domanda drammaticamente semplice: vogliamo ancora il futuro europeo o vogliamo la distruzione di questo approccio? Noi dovremo essere in campo forti, aperti a dar battaglia, perché non c'è altro futuro se non l'Europa. Dovremo dare il massimo. C'è qualcuno forse che non si sente bene? Se c'è un'ambulanza, tutto a posto? No. Allora, se c'è un'ambulanza qui davanti, un po' di acqua. Va bene? Ok. Un medico. C'è un medico? È arrivato, ok, grazie. Diteci se dobbiamo fermarci, eh? Grazie per la vostra pazienza, perché stare in piazza con questo caldo non è poco. Guardate, per tutte queste ragioni io dico una cosa semplice: serve un nuovo PD per una nuova sinistra. Noi siamo fondamentali per l'alternativa. Siamo fondamentali per l'alternativa. Lo dico senza arroganza, ma senza la comunità dei democratici non ci sarà nuova sinistra in questo paese. E allora ve lo dico col cuore: non servono tifosi, serve una comunità di destino che senta su di sé il peso e la bellezza di questa sfida, che senta su di sé la gravità del momento, senta su di sé con passione la sfida che abbiamo davanti. Democratiche, democratici, vi chiedo questo impegno. Vi prego, insieme, insieme. E il titolo di questa giornata l'avete dato voi. Io non pronuncerò una parola sull'unità, perché quando sei dirigente di un partito tu devi sapere che ci sono delle cose che non puoi raccontare agli altri, devi praticarle senza dimenticartene quando scendi da questo palco. Vale per tutti. Quello che voglio aggiungere io è che a noi serve una svolta dal punto di vista dell'azione e del pensiero. Serve un riformismo più radicale, perché di fronte a questa destra non basta il politicamente corretto. Ve lo dico io, non basta. Serve un nuovo pensiero democratico, una coerenza di comportamenti nuova. Serve un nuovo orizzonte. Bisogna ripartire dai più deboli, senza avere vergogna di dirlo. Ripartire dalla lotta alle disuguaglianze, perché ci sono e sono aumentate, nonostante i nostri sforzi in Occidente, in questi anni sono aumentate. E se noi non lo capiamo, smarriamo un pezzo fondamentale di noi stessi. Nessuno deve rimanere solo, questo è il nostro tema. Riappropriamoci di questa ambizione e tocca a noi trasformare
questa prospettiva in battaglia quotidiana, nel lavoro, sul tema del capitale umano, sulla questione della sostenibilità dello sviluppo, sul grande tema generazionale, la questione di genere, il grande tema della disuguaglianza dei territori che sta aumentando anche in Italia, non solo tra nord e sud, ma anche tanto dentro i diversi nord e tanto dentro i diversi sud. E io vi voglio dire la verità, ho ascoltato le parole nette di Jeremy Corbyn qualche ora fa nella conferenza del Labour e penso che abbia ragione a dire che in questi anni c'è stata un'avidità del capitalismo che anche noi non abbiamo capito. Questo non vuol dire tornare a vecchie ricette, questo vuol dire guardare un campo nuovo di pensiero prima di tutto. Questa è la sfida dei democratici. Per mio conto serve un nuovo umanesimo che riparta dagli individui e noi dobbiamo dirlo alle persone perché le persone cercano un senso e non basta un programma, non basta un numero. Serve una dimensione, una prospettiva che rimetta al centro gli individui, le persone. Continua a riecheggiare nella mia testa un pensiero di Bauman che per me dice tutto della sfida democratica oggi, anche della nostra sfida. Quando Bauman dice noi siamo cresciuti in una società dove si giudicano gli uomini per la loro idoneità al lavoro e non il lavoro per la loro idoneità agli uomini. Questa è la sfida! Questa è la sfida democratica! Questa è la sfida popolare da rendere evidente nel concreto delle nostre battaglie. È la sfida di rimettere al centro le persone prima del profitto. È la sfida di costruire una risposta sul fronte delle comunità coese che anziché scommettere sulle divisioni e sulla paura, scommettono sullo stare insieme in un nuovo patto sociale dove ciascuno dà una mano all'altro. Questa è la nostra sfida. Forse dobbiamo tornare lì, ma a me pare straordinariamente moderna questa battaglia di fronte a tutto quello che sta accadendo. C'è una domanda di umanizzazione, di giustizia, di pace che deve trovare una voce e deve trovare un progetto in Italia, in Europa, in Occidente, certamente nel nostro paese. Dobbiamo affermare un rapporto nuovo, noi, tra economia e società. Dobbiamo costruire una nuova idea della libertà, dove la libertà non è far da sé, ma è un progetto collettivo, perché fuori da questa dimensione tutti sono più deboli. Lo scambio che la destra sta cercando di raccontare, meno libertà, più sicurezza, è pericolosissimo, perché non garantirà né più libertà né più sicurezza. E bisogna rimettere al centro l'idea del valore condiviso. Condiviso. Che cos'è la sinistra se non questo? Cosa sono i democratici se non questo? Io voglio un congresso che si misuri con queste questioni. Prima delle persone. Certo anche con le persone. Ma a 10 anni dalla nascita del PD... noi dobbiamo rimettere a fuoco la sfida di valori, se no non capiremo perché dobbiamo difendere il Partito Democratico e la nostra dimensione di una politica che si fa insieme, se no prevarrà sempre il demagogo di turno che arriva a un certo punto e col flauto magico ubriaca le persone e racconta scorciatoie che non ci sono. E poi si va a sbattere contro il muro e va a sbattere contro il muro un intero paese. Voglio un pensiero, uno sforzo di elaborazione nuovo a partire da alcuni grandi temi. Abbiamo detto le questioni migratorie, il tema ambientale e climatico che cambierà in radice la vita delle persone e delle comunità, la rivoluzione tecnologica che sta cambiando il modo d'essere delle persone, lo vediamo tutti,
che siamo curvi a guardare il telefonino ogni santo minuto e perdiamo le relazioni sociali, umane. E cambia il lavoro, e cambia la famiglia, e cambia il rapporto che hai col tuo vicino di casa. E poi non ti stupire se qualcuno prende un'arma e si fa sicurezza da sé. Ma ci rendiamo conto delle grandi sfide, delle grandi battaglie di valori che abbiamo davanti? Questa è la nostra responsabilità. Questa è la nostra responsabilità. È una battaglia di valori prima che di programmi. E dico un'ultima cosa: per fare questo lavoro serve un'intransigente opposizione politica, ma serve anche un'intransigente opposizione morale. Morale! Fatemelo dire. Io chiedo a tanti democratici, progressisti, liberali, europeisti di questo paese che guardano sempre ai limiti del Partito Democratico. Va bene, abbiamo dei limiti, ma per favore alzate la voce, alzate la mano, scuotetevi come noi, dateci una mano. È troppo importante la sfida, è troppo pericoloso il rischio. Alzate la mano, fate un passo in avanti, mettetevi in piazza, contribuite a costruire un'alternativa. Questo partito è pronto ad ascoltarvi, è pronto a stare accanto a voi, fianco a fianco, senza arroganza, senza presunzione, ma fate un passo avanti da questa piazza. Io voglio anche dire a tanti elettori di centrosinistra che il 4 di marzo non ci hanno votato: abbiamo capito, adesso però ci date una mano, perché l'Italia non può andare a sbattere per colpa di questi che governano in un modo folle. Abbiamo capito la lezione, voltiamo pagina, guardiamo avanti, e l'antidoto a tutto questo siete voi nel vostro impegno quotidiano, siete voi nella vostra partecipazione. E allora sì, unità, meno arroganza, meno vanità, più impegno, più ascolto. Io dico un partito di strada, perché da lì non sbagli mai, non sbagli mai. Fianco a fianco alle persone. Ho visto una maglietta bellissima venendo qui, salutando alcuni dei nostri in treno. Una maglietta che dice tutto: noi siamo somma, non divisione. Mi basta questo. Noi siamo somma, non divisione. E vi voglio lasciare, concludendo, con un pensiero che mi pare sia straordinariamente attuale e che ci indica la strada di queste ore, dei prossimi giorni, dei prossimi mesi. Prima o poi arriva l'ora in cui bisogna prendere una posizione che non è né sicura, né conveniente, né popolare, ma bisogna prenderla perché è giusta. Sono le parole di Martin Luther King. Io penso che ci orientino ancora. Forza Democratici, avanti insieme. Grazie per questa bellissima giornata. Grazie.